Un progetto di città diverso dopo la mala amministrazione della giunta Fanfani, a cui comunque il PDL aretino tende una mano. Conferenza stampa del gruppo consigliare PDL con il capogruppo Francesco Francini, consiglieri comunali Roberto Bardelli, Gianni Cantaloni, Alessandro Ghinelli e Alessio Mattesini. Dalle grandi incompiute all'immobilismo di questa amministrazione, passando per una proposta che però somiglia ad un governo di larghe intese. Il PDL aretino si presenta comunque compatto e deciso nelle sue posizioni proprio nel giorno della caduta del gradimento del sindaco Fanfani nella classifica del Sole 24 Ore. Io ho chiesto che fossero resi pubblici degli strumenti di programmazione, come ad esempio il piano urbano della mobilità, per capire come e dove i cittadini potranno in un futuro, spero recente, muoversi, parcheggiare la macchina, anche perché delle infrastrutture, dei parcheggi, della capacità di sosta prende beneficio il commercio, prende beneficio il turismo. Non si riesce ad avere uno strumento di programmazione, si continua ad andare avanti a spizzichi e bocconi, come si dice noi ad Arezzo, ma non ci sa un disegno completo e unitario della città. L'ultima perla è quella aver tolto dalla possibilità di parcheggio una quarantina di posti auto in via Giotto davanti al Palazzo Giotto per metterli a disposizione di privati che eventualmente fossero interessati all'acquisto di quell'area per farne oggetto di parcheggio. Ma insomma, voglio dire, ma tutte queste cose nascono dal nulla, ci deve essere uno strumento di programmazione che viene portato nelle commissioni in aula e viene approvato dalla città, cioè dal Consiglio Comunale. Non ci sono altri sistemi. E poi, tra l'altro, parliamoci chiaro, da come è nato questo comune, diciamo, con il primo cittadino e tutto il resto, mi sembra che nel tempo siano stati persi dei pezzi importanti anche a livello politico. Eh sì, ormai la maggioranza non è più quella di ingresso alla seconda legislatura e tantomeno quella di ingresso alla prima legislatura, quindi le cose si sono ridimensionate. La maggioranza oggi vive con un solo voto di maggioranza rispetto all'opposizione, quindi la difficoltà del sindaco forse è anche questa. Però io gli ho dato un consiglio prima, presenti tutti i mezzi di informazione, di cambiare squadra. Secondo me lui ha la possibilità ancora di dare quel colpo d'ala, perché è una persona intelligente e riuscire a porre la base per risolvere alcuni dei problemi della città, però deve cambiare squadra, si deve togliere di mezzo degli incompetenti che purtroppo ci sono e fare segno e riferimento su persone più capaci. E io chiedo fortemente di portare in aula i temi importanti. Noi abbiamo un problema, lo sappiamo tutti, sulla banca cittadina. Io non voglio entrare né nel merito né nei boatos che stanno circolando, però dico anche che il nostro gruppo aveva chiesto un consiglio comunale aperto per parlare di questi problemi, perché la città è bene A che sappia, B che si renda conto che questo panorama potrebbe a breve cambiare e magari discuterne in maniera critica. Ci è stato negato, come sistematicamente ci vengono negate le occasioni di confronto.